dalla prima segnalazione di un virus misterioso dalla Cina ad oggi, con la firma del nuovo decreto. Ecco la cronologia dettagliata dei passi dell'esecutivo Conte per contenere l'emergenza sanitaria in Italia. Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo coronavirus, 2019 nCoV, nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. In seguito, il 30 gennaio 2020 l'OMS ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Lo stesso giorno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con il ministro della Salute Roberto Speranza e il direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani Giovanni Ippolito, ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulle misure di carattere precauzionale adottate in Italia. Conferenza, il presidente Conte ha confermato i primi due casi di contagio riscontrati in Italia, due turisti cinesi, immediatamente ricoverati in regime di isolamento presso l'INMI Lazzaro Spallanzani di Roma. Le tappe della diffusione del Covid-19 in Italia sono state ripercorse dal quotidiano Libero, che ha lanciato un'accusa per niente velata al governo. Qualcuno ha dormito, scrive il quotidiano. All'inizio di gennaio il governo sapeva già tutto. Gennaio 2020. Il Ministero della Salute invia un documento di 3 pagine all'Istituto Superiore di Sanità, all'ospedale Sacco di Milano, allo Spallanzani di Roma, ad altri 6 dicasteri e a una pletora di enti. Il titolo è inquietante, si legge nell'articolo a firma Alessandro Gonzato, polmonite da eziologia sconosciuta. Il governo, dicevamo, in sostanza comunica che in Cina la situazione sta sfuggendo di mano. "28 febbraio. Si legge ancora, Enrico Bucci, professore di biologia dei sistemi alla Temple University di Philadelphia. Via, sul suo blog Cattivi Scienziati evidenzia che nell'ultima settimana del 2019, all'ospedale di Piacenza a pochi chilometri dal focolaio di Codogno c'erano già stati 40 ricoveri per polmonite. Dai primi di febbraio l'Istituto Superiore di Sanità si riunisce almeno 3 volte. Alle riunioni, lo riporta il Fatto Quotidiano, partecipa anche il professor Antonio Beset. Il direttore di rianimazione al Policlinico di Milano, il quale avvisa che in caso di contagio le terapie intensive andranno in sofferenza. Punto in uno studio firmato dall'Università di Padova firmato da 16 ricercatori si legge che il primo caso da Covid-19 si fa risalire al 1 gennaio. Riporta ancora Libero, degne di nota, soprattutto alla luce della tragica mancanza di mascherine, il governo era impegnato a guardare Morgan e Bigo, anche le analisi dei tamponi nasali, che per i ricercatori non mostrano differenze di carica virale tra sintomatici e asintomatici, confermando che entrambe le tipologie di pazienti sono in grado di trasmettere allo stesso modo l'infezione.